Axfeld Berglauf, un bastione della tradizione del mountain running, il vincitore forse della World Cup, tocchiamoci tutti, Francesco Puppi, lo scopriremo solo settimana prossima, è un grande Bernie De Matteis. Allora, Francesco, partiamo da te, secondo posto oggi, Ghicuni un pelino più forte, però hai dimostrato di esserci un'altra volta. Ma sì, è stata una bella gara con Dungu e... probabilmente gli regalerò la World Cup, ma va bene così. No, niente, mi sono divertito e sono contento di salire finalmente sul podio qui a Bergen e di finire più o meno qui la mia stagione di corsa in montagna, che è un po' la tradizione degli ultimi anni. Quindi, niente, io sono contento per tutta la spedizione italiana qui. Siamo andati chi bene, chi un po' meno bene, ma è sempre una bella conclusione della stagione. La giornata è bellissima, quindi top. Un secondo posto di Francesco Puppi l'ha proprio incollato al vincitore, il keniano Geoffrey Ghicuni Ndungu, e poi, incredibile, forse non lo aspettava nessuno, e invece il capitano nazionale azzurra Bernie De Matteis, grandissimo terzo posto, veramente un'incollatura, hai dimostrato un'altra volta il tuo grande valore. Beh, ti faccio vedere che numero ho, scusa, no, a parte gli scherzi. No. Beh, infatti dovevo vincere, invece sono arrivato terzo. No, io sono contentissimo per oggi, ho fatto, per come stavo, un garone della Madonna, sono sincero. Non pensavo di riuscire a agganciare il podio. Ero quinto insieme a Yang Yanu, c'era l'eritreo Abraham Kidane davanti e sono riuscito nel finale anche a tirar fuori la grinta, a staccare Yanu, andare a prendere l'eritreo e mi sono avvicinato anche a loro. Alla fine in 17 secondi c'erano tutti i primi tre, sono felicissimo e dai, mi hanno onorato appunto del numero uno che forse aspettava qualcun altro, ma io sono felice di averlo e dai, bellissima gara e avanti così verso la Smarnagora, che sarà l'ultima prova della World Cup, e spero anch'io di rientrare in classifica con tre prove di finire alla grande la stagione. Una World Cup che vivrà appunto tra 7 giorni il suo epilogo, sabato prossimo la Smarnagora a Lubiana. Al femminile Andrea Mair dovrebbe aver messo a posto le cose, anche se vanno controllati i bonus che saranno disponibili, perché la Murigi sicuramente correrà anche in Slovenia, mentre al maschile il punto di domanda è sapere se Francesco Puppi correrà o meno la Smarnagora. Forse abbiamo già lo scoop, ma aspettiamo. Grazie da corsemontagne.it, dalla Axfeld Berglauf. Evviva la figa!